tappa molto nervosa, molto veloce, una media altissima, però oggi era importante restare fuori dai guai per quanto riguarda il vento e per quanto riguardano le cadute. Abbiamo fatto sicuramente abbiamo gestito la tappa veramente molto bene. Come ho detto, siamo rimasti sempre fuori dai guai e niente, quindi giornata archiviata e sono molto contento di come siamo arrivati in questo momento fino adesso. All'inizio eravamo su questo vialone che scendeva leggermente in giù, si sentiva un pochino di vento, ma non pensavo che potesse creare una situazione del genere. Noi eravamo tutti in fila per quanto riguarda il nostro team, spostati sulla destra, e a un certo punto ho visto un po' di movimenti in gruppo così e ho avuto, diciamo, l'intuizione giusta che stava succedendo qualcosa, si stava per aprire un ventaglio, c'è stata un'azione inizialmente credo proprio dei Ceuning, quindi io anche i miei ragazzi gli ho urlato via 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 subito, e davanti a noi fortunatamente in quel momento anche eravamo ben posizionati e quindi sono riuscito subito anche con Mosca a restare nel primo gruppo davanti, che si è subito spezzato. Finale, c'era in alcuni punti dove si entrava nei paesi, c'erano tante curve ad angolo di 90 gradi circa così, ed era bene restare sempre nelle posizioni davanti e non correre nessun rischio. Quindi, come dicevo, era molto importante, una tappa sulla carta facile, ma non lo era per niente, perché è stata veramente una tappa folle.